una domanda molto più impegnativa di quello che appare. Perché fossimo stati in un altro tempo, si sarebbe potuto rispondere con una lunga serie interessante di lasciti. Perché in tutto il lungo dopoguerra italiano c'è stata una continuità della politica, della cultura, dell'arte. Questa continuità non c'è più, si è spezzata. E quindi il lascito bisogna ricercarlo, non arriva meccanicamente né alle nuove forme della politica né alle nuove forme della cultura e dell'arte. C'è un grande filosofo, Walter Benjamin, che diceva che quando si producono queste rotture, per poterle proiettare in futuro il lascito, devi fare un balzo di tigre. Cioè devi tornare indietro e poterti riproiettare in avanti. Quindi la domanda non è a Citto, che ha lasciato molto, ma è a noi se sappiamo ritrovare la lezione. Se la temperie del tempo è quella del talk show e dello spettacolo, non ci può essere la continuità con una cultura alta e impegnata. Se non c'è l'impegno, non si può trovare la cultura degli impegnati.